In manette sono finite 17 persone ritenute affiliate al clan camorristico dello Russo, operante in diversi quartieri di Napoli. Sono destinatari di ordinanze di custodia cautelare emesse su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. L'indagine sviluppata attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche con riscontri e dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia ha permesso di accertare presunti ruoli, compiti e responsabilità di ognuno degli affiliati nel contesto del gruppo criminale e di documentare alleanze con il clan degli scissionisti di Secondigliano per il traffico di droga e l'infiltrazione anche nel controllo degli affari illeciti del Rione Sanità mediante alleanza con il clan Misso. A Casavatore, durante un'operazione, si è lanciato dalla finestra pur di sfuggire al controllo dei carabinieri. Sono state arrestate due persone, Francesco Iodice, 25 anni, e Luigi Orefice, di 45. I militari dell'arma, dopo aver fatto ingresso all'interno delle palazzine popolari di Via Elena, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione di Iodice, che alla vista dei carabinieri si è lanciato nel vuoto. Il 25enne è stato bloccato dai militari rimasti all'esterno dell'abitazione.